Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, beauty finiti, è casa, quindi niente, allora, questo video beauty è casa e nulla, buona visione a tutte e a dopo. Come primo prodotto vi mostro la candeggina delicata della Dexal, acquistata all'Eurospin e mi è piaciuta un casino. L'abbiamo utilizzata per un paio di cose, anche per lavare a terra, non so se è indicato, almeno, ma alla fine l'ho utilizzata per questo e mi è piaciuta tantissimo, quindi se volete io la ricompro perché è molto buona, strabuona. Poi, altro prodotto per la casa, ho utilizzato, anzi per gli indumenti, ho utilizzato questo profumo di, allora, questo ammorbidente incontri avvolgenti, che vabbè, lasciamo perdere. Sì, è ammorbidente profumo di lentro e di cetro, orchidea viola della Texa, 750 ml di prodotto, questo, molto buono, mi è piaciuto davvero tanto. Profumazione un po' fortina, ma buona. Rimaneva sui panni, anzi rimane sui panni, quindi ve la consiglio. E come dicevo, anche quest'altro, questi due ve li consiglio. Poi, come altri prodotti, ho finito i campioncini, ne ho finito ben tre, uno della Vichy, poi l'altro della Roche-Posay, anzi ben due della Roche-Posay, vedete, e l'altro che non mi ricordo manco, a Dermacy, questo qui. Che devo una camicellare, adesso non so dove metterli, vabbè, li metterò qui. E poi ho terminato, non uno ma ben due. Allora, questi quanti sono? Sì, sono tre, vabbè, due doppioni, è inutile che vi faccio vedere qua, ma sono due doppioni di Vidal al burro di karité e olio di mandorla, vedete? Buonissimi. Sono 500 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Molto buono, è una promozione speciale, buonissima, sa di nocciola, non so neanche io, di argan, però vabbè, mi sono piaciuti e li ho ricomprati, me ne ho fatto una scorta, una sola ovviamente, nel senso non ho preso due ma solo uno, perché in casa non ho più posto. Poi l'altro che ho terminato è questo. Miele d'acacia e vaniglia, vedete, uno ce l'ho in doccia perché vabbè, io senza il bagnoschiuma non so stare e vabbè. E quindi ho preso questo qua, miele d'acacia che è appunto in doccia e vaniglia, questo qua e vanilla, vabbè, questo qui, questo. E più, ho terminato l'antiforfora Garnier Fructis, antiforfora, sì. Questo comunque da 250 ml di prodotto, questo è, eccolo qui, sì, non si vedrà mai, ma ve lo dico io. E poi altro nulla, finita la busta ragazze. Allora, tutti i prodotti che ho terminato, questo mi fa andare via veramente la forfora, fa veramente quello che dice lui, e questo non è malaccio per niente, consigliato. Quindi top. Nulla ragazze, questo è quanto. Io vi lascio a un prossimo nuovo video. Niente, vi dico da qui in avanti non, come si dice, come volevo dirvi. Ah, non editerò più i miei video perché ho deciso che i miei video rimarranno semplici così come sono. In caso a parte dovessi editare i video per non far sentire il rumore di sottofondo, anche se sentirete pazienza. Ma almeno non sono rumori tipo, che ne so, non dico rumori della strada perché c'è troppo caldo in camera, come in questo caso che ho dovuto chiudere perché stavano urlando di brutto, quindi anche no. Ma vabbè, niente. Un bacio, mettete like, dislike, quello che cavolo vi pare a voi, tanto lo so che lo farete sempre a prescindere. E noi ci si vede al prossimo video. Ciao!